Forse non sapevate che a Capri nel 1924 è nata una passione tra la gente, una passione per il grande filosofo tedesco Walter Benjamin e Asia Lacis, la regista teatrale rivoluzionaria. Lei si trovava a Capri per curare la polmonite della figlia Adaga. Il grande filosofo invece era in fuga dal suo matrimonio con Dora Kellner e si trovava qui sull'isola già da qualche mese. Asia Lacis era lettone di Riga ed era la compagna del drammaturgo Bernard Rai, padre di Daga e assistente di Bertolt Brecht. Era stata regista teatrale e fondatrice, dopo la rivoluzione d'ottobre, del teatro per ragazzi emarginati, quello in cui confluivano gli orfani di guerra, i ragazzi sbandati e abbandonati. Benjamin fu subito colpito, oltre che dalla prodigiosa bellezza di Asia, dalla bellezza di Capri, dall'eccezionale splendore della sua recitazione, dalle case tutte dipinte di bianco, sullo sfondo di uno straordinario cielo azzurro. Fin dai tempi dei Romani l'isola era un luogo di vacanza privilegiato, ma fu scelta come rifugio dagli intellettuali europei solo dopo la pubblicazione del libro La scoperta della grotta azzurra dell'isola di Capri, del pittore e poeta tedesco August Kopisch, che aveva, si fa per dire, scoperto la grotta azzurra nel 1826. Fu così poi che nel Novecento acquistarono abitazioni sull'isola Graham Greene, la Norman Douglas, Mona Williams, Axel Munthe e così giù di tanti altri. Quindi, oltre alla famosa colonia russa riunita attorno a Maxim Gorky, di cui avete sentito raccontare tante storie, questa famosa La foto è la partita di scacchi che vedrete dopo tra Bogdanov e Lenin, seguita da Gorky e da altri compagni sulla terrazza di Villa Gut nel lontano 1914. Ma torniamo a 1924, quando Capri fu invasa da questa colonia di intellettuali tedeschi, quelli che Benjamin definì il proletariato ambulante professionale, perché erano tutti poveri e senza un soldo. Benjamin passava alcune ore del giorno leggendo, scrivendo e conversando al caffè qui in alto, zum Kater Hittigaidai, il noto caffè Morgano, dove c'era sempre qualcuno degli intellettuali tedeschi con cui parlare. Si divertiva, ricordando più volte ai suoi amici la spiegazione di Marie Curie del fascino magico dell'isola, a cui essa attribuiva la sua presa su coloro che vivono nell'isola, una particolare radioattività che ci avvolgerebbe tutti nell'aria. Del resto non è raro che le persone che vivono per un periodo anche breve sull'isola non decidano più di ripartire ed è un fenomeno che si ripete in modo vistoso. Il caso più famoso ed emblematico è forse quello dell'imperatore Tiberio, che per 3 volte ha rinunciato al viaggio a Roma già iniziato per ritornare proprio qui a casa. Benjamin sarebbe stato disposto a tutto pur di non dover lasciare l'isola, ma ebbe in sorte di innamorarsi di Asia subito e disperatamente. E la inseguì così nel corso di tutti gli anni 20, prima a Berlino, poi a Riga, fino anche a Mosca. Il compagno di Asia, nonché padre di sua figlia, Bernard Rai, dovette lasciare Capri subito dopo l'arrivo di Benjamin sull'isola per andare a Parigi per lavoro. Ma ora che siete seduti, ascoltiamo insieme il racconto di Marilu Prati, che darà la sua voce agli straordinari protagonisti di questa storia. Ecco a voi Asia Lacis, la rivoluzionaria. Wolf affittava per gli artigiani. Mio padre era sarto e stellaio. Avevamo una stanza molto piccola, occupata per massima parte da un telaio, a cui mia madre tesseva le tovaglie e le lenzuola che servivano alla famiglia. Il mio mondo era un angolino dietro il telaio. Giocattoli non ne avevo, a parte una logora bambola di pezza.
Non avevo cappotto né scarpe di cuoio, per cui me ne rimanevo tutto l'inverno nel mio cartuccio. E per me era una festa quando sui vetri della piccola finestra sbocciavano i fiori di ghiaccio su cui vedevo apparire i personaggi delle mie fiabe preferite. Il Bruttolatroccolo, Cappuccetto Rosso, Pollicino, la principessina Direbba Zalditoro. Poi mio padre prese la decisione di andare a lavorare in fabbrica, per cui ci trasferimmo a Riga, una grande città. Le mie prime impressioni furono soprattutto di carattere acustico. Quando il treno si fermò alla stazione di Riga, ci accolsero i fischi acuti e l'ansare della locomotiva e fummo completamente avvolti dal vapore. In casa nostra, un piccolo appartamento proprio di fronte alla fabbrica di vagoni dove lavorava mio padre, penetravano il suono delle sirene e lo scampanellare del tram a cavalli. Nel cortile dove giocavo c'era di tutto, attrezzi, casse, vecchi botti con i bambini ebrei, i miei compagni di giochi. Usavo le casse, le botti e perfino il tetto della rimessa per giocare. Il giorno San Giovanni poi la mamma mi portava con sé al mercato del porto, dove le donne vendevano spigo, corone di fiori, rametti argentati, mazzi variopinti e fiori di carta dai colori vivaci. Poco lontano dal molo c'era una quantità di casette, dappertutto si vedeva merce dipinta sulle insegne e sui muri delle case. Mio padre era un operaio di idee progressiste, prese parte attiva alla rivoluzione del 1905 e dava anche a me volantini da distribuire. Voleva che ricevessi un'istruzione che mi permettesse di vivere libera e indipendente. E così riuscì a sistemarmi in un ginnasio privato, diretto da uno scrittore a cui erano legati i migliori poeti, musicisti e pittori lettoni. Al ginnasio mi resi conto del peso della disuguaglianza e dell'ingiustizia sociale. Ero l'unica figlia di operai, tra figlie di industriali, alti funzionari e baroni grigi, come erano chiamati i grossi proprietari terrieri. Le uniformi scolastiche delle loro figlie erano tessuti costosi. Il mio grembiulino, che è un buon mercato. Ridevano di me, mi insultavano, ma gli insegnanti prendevano le mie difese, vedendo la mia passione per la letteratura e per l'arte. Divoravo Byron, Dostoevskij, Lermontov, Metternich. Detestavo la mentalità piccolo-borghese che limitava la vita con le sue regole e convenzioni ottuse. Decisi di conquistarmi a tutti i costi una formazione a livello universitario. E i primi corsi aperti alle donne erano allora solo a Pietroburgo. Venni a sapere che all'Istituto Psiconeurologico si teneva un corso di studi biennali di cultura generale, obbligatorio per tutte le facoltà, a cui erano ammesse anche le donne. Partii con una valigetta e un rublo in tasca ed entrai in un mondo nuovo. Per esempio, nel corso di una lezione del professor Reisner, che promuoveva dibattiti tra gli studenti, discusse il dialogo fra Ivan e il dialogo e il diavolo dei fratelli Karamazov di Dostoevskij, ricordate? Il diavolo espone la sua concezione del futuro. Si deve distruggere nell'umanità l'idea di Dio affinché l'uomo possa dominare la natura con l'aiuto della scienza e della propria volontà. L'uomo deve trasformarsi in uomo Dio. E poiché riconosce che la vita è soltanto un attimo, amerà il suo prossimo disinteressatamente. Intorno a questa tesi si accesero violente discussioni. Poi frequentavo anche la figlia del professor Reisner, Larissa, che era un tipo molto stravagante, si avvolgeva in un vistoso scialle indiano e teneva accucciato sulle spalle un camaleonte che cambiava colore quando si toccava. Interessante fu anche il seminario su Schopenhauer, Wagner e Nietzsche. Ci fece un grande effetto che Nietzsche incitasse a lottare apertamente e senza alcuna pseudopietà cristiana per i nostri fini e i nostri ideali. Questa franchezza rude era in violento contrasto con le consuetudini dell'ambiente borghese in cui parole e fatti non coincidono mai. Apprendemmo che Nietzsche faceva discendere il tragico dagli antichi culti e imparammo a conoscere la sua distinzione dei generi, il socratico, apollineo e dionisiaco nell'arte. Io ero più per il dionisiaco. Già al ginnasio mi piacevano i pampini nei capelli di Hedda Gabler. Spesso mi sorgevano dei dubbi, ma più dubitavo, più decisamente sostenevo il dionisiaco. E infatti la mia passione era il teatro. A Pietroburgo i teatri
soffocavano fra burocrazia e accademia, che non riuscivano a distruggere però alcuni geni eccezionali. I teatri imperiali avevano grandi attori come il diabolico cantante Scialiapini, che venne anche lui a casa, infatti. Mentre studiavo a Pietroburgo, venne il Teatro d'Arte di Mosca, diretto da Stanislavski. Era certamente, come diceva Brecht, un complesso di divi, di grandi attori. Vidi i fratelli Karamazov e lo spettacolo era tal punto convincente da non potermi immaginare un'interpretazione diversa. Allora Dostoevsky mi ipnotizzava. Il suo dolore per gli umiliati e gli offesi mi colpiva profondamente. Nei teatri imperiali lavorava anche il regista Meyerhold. I suoi spettacoli rompevano l'accademismo e sbaragliavano la convenzionalità. Nella sua messa in scena degli ostaggi della vita di Sologub, il proscenio era addobbato di teli blu. Sulla scena c'erano un numero infinito di porte dalle quali i personaggi entravano, uscivano, apparivano, sparivano. Un nastro scorrevole multicolore, simbolo della Babele senza senso della vita. Urtare il pubblico e irritare la critica, questa era l'intenzione di Meyerhold. Anche quando mise in scena a metà strada nell'innocuo liberale drammaturgo inglese Pinero, allestì con l'aiuto del pittore Golovin un apparato scenico composto di cubi di diverse dimensioni. Fu uno scandalo. Gli attori si rifiutarono di recitare. Uno dei più noti critici teatrali del tempo scrisse che Meyerhold aveva trasformato il teatro accademico in una buffonata futurista. Meyerhold era veramente un moto perpetuo. Senza fermarsi mai, metteva nello stesso momento in scena Orfeo e Euridice di Gluck, il barbiere di Siviglia di Beaumarchais, preparava un adattamento della Signora delle Camelie e di tanto in tanto andava in Finlandia per fondare un teatro in una grande dacia isolata sul mare. Oltre a ciò, guidava il corso di movimento scenico nel suo studio, di cui anch'io ero allieva. Era costantemente alla ricerca del modo migliore per esprimere le idee nello spazio. Nel suo studio fu rappresentato L'amore delle tre mele arance di Carlo Gozzi. Si fecero interessanti esperimenti per dare nuova vitalità alla commedia dell'arte, tra l'altro lo spagnolo del Seicento. Meyerhold era soprannominato anche da noi studenti il dottor dappertutto. A Mosca vidi per la prima volta Vladimir Majakovskij per strada. Portava una giacca di un giallo stridente, la famosa giubba gialla, con la linea del bavero disuguale da una parte rotonda e dall'altra punta. I monelli gli correvano dietro. Venne anche da noi all'Istituto Psiconeurologico a leggere le sue poesie futuriste. I ben pensanti signori e signore lo investivano con sarcastiche repliche di protesta. I giovani lo acclamavano. I contrasti a volte si trasformavano in zuffe. Gli interventi di Majakovskij sbaragliarono gli oppositori che se la davano a gambe. Lo spettacolo del primo teatro futurista del mondo, come esso si autoproclamava, si svolgeva in maniera insolita. L'opera era la tragedia in due atti, Vladimir Majakovskij, regista e protagonista in giubba gialla, Majakovskij in persona. La scena era costituita da tendaggi fra cui spiccavano grandi cartelloni. Su uno di essi era dipinta una città con carrozze, trama, gente frettolosa, un gran viavai uno sull'altro, come una torre di Babele. Il tutto era destinato a suscitare eccitazione, confusione, in armonia con i propositi dei futuristi. Ricordo questa scena. Su di una roccia nel nordico mare polare siede Majakovskij incoronato dall'oro. Entrano due donne tutte imbellettate. Portano in ciascuna mano una palla di cannone a rappresentare le lacrime che cadono sul poeta. Egli prende le palle, le avvolge accuratamente in carta di giornale e le chiude nella sua valigia. Poi si alza, si mette il cappello e dice al pubblico: «Va bene, fate largo! Pensavo che avrei trovato soltanto gioia, che con gli occhi sfavillanti mi sarei seduto sul trono come un greco dal corpo illanguidito». Il pubblico fischiava e urlava come impazzito: «Majakovskij è un idiota, un pazzo, fermate questo imbroglione, ridateci i soldi!» Dalla scena, in perfetta dizione, veniva la risposta:
Cretini siete voi! La presa in giro per me dell'autosufficienza e dell'autosoddisfazione piccolo borghese erano una boccata d'aria fresca. Più tardi compresi di quanto coraggio dia prova chi sia lentischia delle opinioni universalmente riconosciute. In quei giorni di reazione politica eravamo felici della rivolta di Majakovskij contro il culto della mediocrità, del decoro esteriore, del benessere, della rivolta contro quel sentimentale, ipocrita amore del prossimo sotto cui si nascondeva uno spietato egoismo. Ci piaceva il loro furore. Poi nel 1914 scoppiò la guerra, mi trasferì a Mosca. La vita teatrale era assai diversa da quella di Pietroburgo. Dominavano i teatri privati e gli studi. Stanislavski era ormai conosciuto in tutto il mondo, si parlava moltissimo del teatro da camera diretto da Tairov. Testi, arrangiamenti e movimenti erano completamente ritmitizzati. Particolare entusiasmo suscitava Lisa Conen, un'attrice di notevoli attitudini tragiche, parlava con ritmo sostenuto, facendo risuonare le vocali, accompagnandosi col gioco delle mani. Si può dire che a Mosca pullulava l'ansia di sperimentare nei piccoli teatri, nei cabaret, nelle cantine. Mentre sostenevo gli ultimi esami allo studio di Meyerhold a Pietroburgo, fu preso il palazzo d'inverno. I soviet erano al potere, la rivoluzione rimbalzò a Mosca. E ricordo che la sera, mentre rincasavo, sentivo le palle di fucile fischiare sul capo. Walter Benjamin, il filosofo, il flaneur infaticabile che con le sue passeggiate abita la strada in attesa che conducano a un tempo scomparso, era nato nel 1892 in una famiglia ebraica pienamente assimilata all'alta borghesia berlinese. Primo di tre figli, visse i suoi primi anni in un ambiente familiare ordinato con molti domestici, tra i quali c'era anche una governante francese. Intorno a lui si dispiegava un mondo di oggetti che sollecitava la sua vivace fantasia, le sue onnivore capacità di imitazione. Nei giorni di festa, a casa dei genitori, comparivano eleganti porcellane, cristalleria, argenteria, mentre i vecchi mobili, grandi armadi, decorati e tavoli da pranzo con le gambe intagliate, diventavano il teatro di giochi in maschera. Il giovane Benjamin si serviva di una quantità di oggetti quotidiani come il cestino da lavoro della madre, le bacinelle e le brocche di porcellana accanto al lavabo nella sua camera, trasfigurate di notte dalla luce della luna. In un altro angolo della camera la stufa a carbone con il piccolo forno nel quale le mattine d'inverno la bambinaia gli cuoceva la mela e lo scrittoio adattabile posto vicino alla finestra che diventava il suo guscio, il suo rifugio. Era un piccolo genio dell'abitare, l'esperto degli angoli nascosti e della vita segreta degli oggetti quotidiani. Ma allo stesso tempo questo significava anche l'amore del bambino per i viaggi e la sua orgogliosa, a volte spericolata tendenza a farsi largo e ad aprirsi un varco attraverso i confini prefissati, cioè a sperimentare. Questa dialettica di ripiegamento su se stesso e di esplorazione a largo raggio sarà poi fondamentale anche per l'uomo maturo e per la sua opera. Critico letterario, filosofo, universalmente riconosciuto tra i principali testimoni della modernità europea, nonostante la durata relativamente breve della sua attività letteraria, la sua vita fu spezzata al confine spagnolo mentre fuggiva dai nazisti, ci ha lasciato una mole di opere di stupefacente profondità e varietà. Contribuì a plasmare un nuovo modo di vedere, un realismo d'avanguardia. Nobilitò la cultura popolare, scrisse saggi sulla letteratura per l'infanzia, sui giocattoli, sul gioco d'azzardo, sulla grafologia, la pornografia, il viaggio, l'arte popolare, l'arte di categorie emarginate come i malati mentali. Inoltre sul cibo e su una grande varietà di mezzi di comunicazione, sul cinema, la radio, la fotografia, il teatro, la stampa illustrata. Sulla storia culturale dell'emergere del capitalismo urbano fondato sul feticismo delle merci. Egli rimase sempre un visionario ribelle,
Il feticismo delle merci diventa una visione totalizzante della società, una seconda natura. Essa rivela una struttura sociale fondata sul processo dello scambio delle merci, nel quale le persone agiscono tuttavia come se essa fosse scontata, naturale. E definì questa seconda natura come una fantasmagoria, dal nome di un dispositivo ottico del XVIII secolo. In questa prospettiva, la totalità sociale è una macchina che proietta immagini di sé come di un insieme internamente sensato e coerente, ambiguo, indefinibile, così che l'uomo viene progressivamente snaturato. Nel suo linguaggio radicale, Benjamin sostiene che la comparsa di un nuovo spazio corporeo è inscindibile dalla creazione di un nuovo spazio immaginativo. Una nuova forma di comunità umana potrebbe emergere solo attraverso questa trasformazione nell'esperienza dello spazio e del tempo. Ma non è sorprendente che il primo incontro fra Benjamin e il filosofo ed Asia, la rivoluzionaria, la donna destinata a cambiargli la vita, avvenne proprio qui, a due passi da dove ci troviamo ora, nella piazzetta di Capri, nel 1924. Ma come mai si trovavano a Capri? E come si conobbero? Passammo la primavera e l'estate del 1924 in Italia con nostra figlia, la piccola Daria, che si era ammalata di polmonite. I medici ci avevano consigliato urgentemente di andare a Capri. Facemmo prima tappa a Roma, a Napoli e poi ci fermammo a Capri alcuni mesi. Abitavamo in una casetta circondata da un folto pergolato, da cui di notte si vedeva chiaramente la cima del Vesuvio, circondata a volte da un bagliore rossastro. A Capri soggiornava anche Sofia Krylenko, la sorella del famoso rivoluzionario. Con lei e Raika andavo a far vista al capo dei futuristi, Tommaso Marinetti. Marinetti, di cui a Mosca avevamo studiato e discusso i 10 comandamenti del futurismo, abitava a Capri in una villa con un grande parco. Lui ci parlò di Gabriele D'Annunzio, che deve essere un suo brano di guerra. Sua moglie, Benedetta Cappa, indossava soltanto due colori, bianco o nero. Un giorno, inaspettatamente, arrivò Brecht a Capri con la sua moglie, Marianne, ci descrisse Positano in maniera molto pittoresca e ci propose di andarci insieme a trovare Caspar Neher, il suo scenografo. Partimmo su una barca a motore. Positano era un luogo tutto particolare, aveva l'aspetto di un'arnia. La gente abitava in celle scavate nella roccia. A quell'epoca era ancora tutto selvaggio. Soltanto pochi artisti che non sentivano il bisogno di alcun comfort, anzi, lo disprezzavano. Vivevano a Positano. Andavo anche a Sorrento a trovare Maxim Gorky. Poi Reich dovette ritornare per lavoro a Monaco per alcune settimane. Benjamin arrivò a Capri nel 1924, a 32 anni, aveva già scritto il saggio sulle affinità elettive di Goethe e tradotto i tableau parisien di Baudelaire. Soggiorna dagli inizi di maggio sull'isola, dove ha una stanza che descrive fornita di ogni raffinatezza monacale delle proporzioni spaziali e di una vista sul più bel giardino di Capri. Ha lasciato la Germania in cerca di serenità, vuole allontanarsi dalle difficoltà economiche e dalla moglie. Il loro matrimonio è in crisi e Capri sembra essere il luogo fatto apposta per il lavoro notturno. Asia osservò una volta che parlava continuamente di sé come di un monaco. In quasi tutte le stanze dove viveva da solo, le sue celle, come amava dire, appendeva le pareti dipinti di santi. Possiamo capire da questo dettaglio l'importanza fondamentale per lui della contemplazione. Tutta la sua opera, ma allo stesso tempo la sua intelligenza apparentemente disincarnata era intrisa di una sensualità vitale, a volte violenta, comprovata dal suo avventurismo erotico, dalla sua attrazione per gli stupefacenti e dalla sua passione per il gioco. Spese in piazzetta.
Un giorno volevo comprare delle mandorle, ma non sapevo come si chiamassero in italiano e il venditore non capiva che cosa volessi da lui. Si fermò accanto a me un uomo che disse: «Posso aiutarla, signora?» E con piacere risposi. Ebbi le mandorle e me ne andai con il mio pacchetto attraverso la piazzetta. Il signore mi seguì e chiese: «Posso accompagnarla e portarle il pacchetto?» Lo guardai attentamente. Continuò: «Ah, permetta che mi presenti, il dottor Walter Benjamin.» Gli dissi il mio nome. La mia prima impressione? Sembrava essere appena arrivato da un altro mondo. Occhiali che mandavano bagliori con due piccoli fari, folti capelli scuri, naso sottile, mani maldestre. Il pacchetto mi cade di mano. In complesso, un solido intellettuale, un benestante, mi accompagnò a casa, si congedò e chiese il permesso di venirmi a trovare. Venne già il giorno seguente. Io ero in cucina, se quel bugigatto poteva chiamarsi cucina, a cuocere spaghetti, ravvivando il fuoco con una mentola di paglia. Avevo un vestito grigio con un lembo strappato che pendeva da una parte, me ne ero proprio dimenticata. Fece subito amicizia con Daga. Nel suo libro Strada, senso unico, Walter racconta di una ragazzina che rifiutava di salutare l'ospite perché non si era ancora lavata, ma che, dopo essersi lavata, veniva a salutarlo tutta nuda. Era Daga. Mentre mangiavamo gli spaghetti, confessò: «Lo osservavo già da 2 settimane, lei con i suoi abiti bianchi insieme a Daga, che ha le gambe così lunghe, non cammina per la piazza, svolazza.» Intavolammo una conversazione vivace, raccontai del mio teatro dei bambini a Orenda, del mio lavoro teatrale a Riga, a Mosca, con Brecht. Subito Benjamin appoggiò l'idea di un teatro proletario dei bambini e si infiammò per Mosca. Dovetti raccontargli nei minimi particolari, non soltanto del teatro moscovita, ma anche dei nuovi costumi socialisti, degli scrittori e dei poeti nuovi, Sominai Babel, Majakovskij, la Collottai. Sotto il pergolato, nella notte stellata di Capri, lui si prese la rivincita, parlando della letteratura francese moderna, di André Gide, di Marcel Proust, che trovava assolutamente incredibile. Poi mi diede da leggere il romanzo incompiuto di Kafka, America, e mi fece un certo effetto, mi procurò il castello e il processo, mi portò gli aforismi e i racconti di Heinrich von Kleist, di cui era entusiasta. Uno dei suoi scrittori preferiti era Jean Paul, colui che scrisse: «Dove sono andate le nuvole colorate che 30 anni fa passarono vicino a questo io e che chiamai infanzia, giovinezza, vita?» Walter era stato subito colpito dalla prodigiosa bellezza di Capri, dall'eccezionale splendore della sua vegetazione, delle case dipinte di bianco sullo sfondo di uno straordinario cielo azzurro. Era lì già da qualche mese, diceva che sarebbe stato disposto a tutto pur di non dover lasciare l'isola. Conduceva a Capri una vita sregolata, spesso a mezzogiorno non mangiava per nulla, o al massimo una tavoletta di cioccolata. Un giorno arrivò tutto allegro dicendo: «Finalmente ho trovato un alloggio meraviglioso, vai a vederlo!» Con mia meraviglia l'alloggio somigliava a una caverna in una giungla di grappoli d'uva e di rose selvatiche. Walter è un poeta innamorato della lingua, si serve di iperboli per comporre splendidi aforismi. Mi scrisse alcune poesie. Erano composte in metriche arcaiche, in esametri ed alessandrini, ricche di contenuto, magistrali nella forma. Poi mi accompagnò ad una festa a Capri e a Capri. Ci fermammo sulla piazza e assistemmo a uno spettacolo meraviglioso. Fuochi d'artificio, molti colori attraversavano la notte fischiando, gettando un doppio riflesso in alto nel cielo e poi in basso nel mare. Non avevamo mai visto una combinazione così incredibilmente fantasiosa. Eravamo ipnotizzati. Gli arabeschi dei fuochi d'artificio sul golfo di notte, la passione travolgente per Asia scuote il cuore di Benjamin, che scrive poesia e confida all'amico Gershon Scholem che un amore realmente vissuto mi rende simile alla donna amata. In quei giorni a Capri
avviene ciò che lui definisce metamorfosi nel simile. Asia è la forma più forte di questa esperienza. Per la prima volta ho scoperto in me tante cose. In quella notte di fuochi artificiali, mentre mi riaccompagnava a casa, mi disse: questi fuochi artificiali costano una follia alla città, ma chi sta in alto capisce che ne vale la pena. Il popolo non ha bisogno soltanto di Panem, ma anche di Circense. Facevo insieme un viaggio a Pestum, dove visitavo le rovine degli antichi templi, il teatro a Pompei sepolta dal Vesuvio, e a Napoli, che girammo in lungo e in largo, vedemmo una grande miseria. Intere famiglie vivevano in mezzo alla strada per risparmiare la pigione. Vidi in un cesto un lattante che succhiava da una grossa bottiglia piena di liquido rosso. Walter mi spiegò che le madri davano il vino ai bambini perché si addormentassero in fretta e le lasciassero in pace. Una volta osservai però che le case sembravano porose. Quando torno a casa, dissi, farò delle scenografie con un numero infinito di ribalte. Proprio durante la visita a Napoli furono un unico sguardo raddoppiato di curiosità e attenta analisi. Ebbene, mi propose ad Asia di scrivere insieme un articolo su Napoli che fu pubblicato sulla Frankfurter Zeitung il 19 agosto del 1925. Eccolo, Napoli, Neapel. Fantastiche relazioni di viaggio hanno dipinto Napoli, ma in realtà questa è grigia. Un rosso grigio o un ocra, un bianco grigio, e tutta grigia contro il cielo e il mare. La città è come uno scoglio, vista dall'alto, dove le voci non arrivano, dal castello di San Martino, giace senza vita nel crepuscolo, concresciuta con la roccia. Soltanto una striscia di spiaggia si stende piano. Dietro gli edifici si ammassano l'uno sull'altro, casermoni di 6 o 7 piani su basamenti sui quali si arrampicano le scale. Sembrano grattacieli in confronto alle ville. Perfino nel basamento di roccia, là dove raggiunge il mare, sono state ricavate delle grotte, come certe immagini di eremiti del 300. Si scorge qua e là nella roccia una porta. È aperta. Così si intravedono insieme in un grande scantinato giacigli e depositi di merci. Più oltre dei gradini conducono al mare, a taverne di pescatori impiantate in grotte naturali. Di sera vita di là, verso l'alto, una luce fioca e una fievole musica. L'architettura è porosa, come questa roccia. Struttura e azione trapassano l'una nell'altra, in cortili, arcate, scale. Si lascia che ogni cosa conservi la capacità di diventare teatro di nuove, impreviste costellazioni. Si evita che le cose abbiano uno stampo definitivo. Nessuna situazione appare così come essa è, pensata una volta per tutte. Nessuna forma le impone, così e non altrimenti. Così nasce qui l'architettura, questo elemento quanto mai vincolante nel ritmo di una comunità civilizzata, privata, ordinata soltanto nei grandi alberghi e nei magazzini del porto, anarchicamente intricata e paesana al centro, in cui sono tagliate già da 40 anni grandi arterie, e soltanto in queste strade è la casa è la cellula dell'architettura cittadina in senso nordico. Nell'interno invece essa è isolato, tenuto insieme ai 4 angoli dalle immagini murali della Madonna che lo reggono come fossero chiavi di ferro. Nessuno capisce nulla dei numeri delle case. Negozi, fontane, chiese sono i punti di riferimento e non sempre facili perché la chiesa napoletana normalmente non si pavoneggia sulla grande piazza visibile da lontano. Sta nascosta, incassata. Soltanto in pochi luoghi è possibile vedere alte cupole, ma non è facile trovare questi luoghi. È impossibile distinguere la massa della chiesa dagli edifici profani vicini. Il forestiero le passa accanto senza vederla. La porta modesta, spesso soltanto una tenda,
è l'ingresso segreto per chissà. Basta fare un passo nei sudici cortili e si entra nella pura solitudine di un alto interno di chiesa bianco, la sua esistenza privata e lo sbocco barocco di un'intensa dimensione pubblica, giacché essa non si manifesta tra le pareti domestiche, tra moglie e figli, ma nella devozione o nella disperazione. In simili posti si distingue a stento dove si continua ancora a costruire e dove è già sopravvenuta la rovina, perché nulla viene portato a termine. La porosità s'accorda con la passione per l'improvvisazione. Gli edifici sono utilizzati come palcoscenici popolari. Tutti si articolano in un'infinità di ribalte simultaneamente animate. Balcone, ingresso, finestra, passo carraio, scala, tetto, sono scena e palco nello stesso tempo. Anche l'esistenza più misera è sovrana, nell'oscura, duplice coscienza, nella sua totale depravazione, di concorrere alle irripetibili scene delle strade napoletane e nella sua miseria di assaporare l'ozio e di entrare nel grande panorama. Ciò che si svolge sulle scalinate è un'altra scuola di regia, mai completamente allo scoperto, ma nemmeno chiuse come nei cupi casermoni del nord. Le scalinate precipitano fuori dalle case a segmenti, svoltano a un angolo e spariscono per balzare di nuovo fuori. Anche nei materiali, l'addobbo delle strade, una stretta affinità c'è con quello teatrale, predomina la carta. Cacciamosche rossi, azzurri e gialli, attarini di stagnola colorata ai muri, rosette di carta sui pezzi di carne cruda. E poi ci sono le attrazioni del varietà. Qualcuno è inginocchiato sull'asfalto con una cassettina, ed è una delle strade più animate. Con gessi colorati disegna sulla pietra un Cristo un po' più sotto il volto della Madonna. Intanto gli si è stretto attorno un cerchio di persone. L'artista si alza in piedi e mentre aspetta accanto alla sua opera un quarto d'ora, mezz'ora, dal cerchio cadono rade monete stentate sugli arti, il capo, il tronco della sua immagine. Come egli le raccoglie, il capannello si scioglie e in pochi attimi l'immagine viene cancellata dai passi. Non ultimo fra questi portelli, mangiare spaghetti con le mani per una mancia, farlo vedere, si fa. Trafficanti fanno incetta a presso fisso di mozziconi di sigaretta che vengono raccolti dalle fessure del selciato dopo la chiusura dei caffè. Questi mozziconi si vedono poi sulle bancarelle nei quartieri del porto, accanto agli avanzi dei ristoranti, teste di gatto, cotte e cozze. Ma musica dappertutto, non triste per i cortili, ma radiosa per le strade. La grande pianola, una specie di xilofono, è addobbata vivacemente con i testi delle canzoni che si possono acquistare. Un uomo gira la manovella, l'altro lì accanto si presenta con il piattino. A chiunque sia stato trascinato dal sogno. Così tutto quanto è allegro, passeggia, musica, giochi, gelati, si diffondono per le strade. A Pietro Grado fu preso il palazzo d'inverno. I soviet erano al potere. Da Pietro Grado la rivoluzione ribalzò verso Mosca. Il dottore dappertutto di Pietroburgo, Malenkov, l'infaticabile sperimentatore, fu il primo fra la gente di teatro a prendere posizione per il soviet. Cercò il contatto con i lavoratori nelle fabbriche, con gli appartenenti all'Armata Rossa. La sua messa in scena a Pietrogrado della presa del Palazzo d'Inverno costituì il modello per successive manifestazioni di massa all'aperto a cui prendevano parte migliaia di persone. Poi nel 1918 mi trasferì a Orel per lavorare come regista al Teatro Cittadino. Avevo la strada spianata, quindi, ma le cose andarono diversamente. Per le strade di Orè, nelle piazze, nei mercati, nei cimiteri, nelle cantine, nelle strade distrutte, vedevo schiere di bambini abbandonati. Fra loro c'erano ragazzi con i visi neri, non lavati da mesi.
Indossavano giacche a brandelli, da cui Lovatta prendeva ciuffi, tassoni imbottiti larghi e lunghi tenuti con una corda. Erano armati di bastoni e spranghe di ferro. Andavano sempre in giro a gruppo, guidati da un capo, rubavano, rapinavano, uccidevano. In breve, erano una banda di briganti, vittime della guerra mondiale e di quella civile. Il governo sovietico si adoperava per sistemare i bambini sbandati in collegi e officine, ma riuscivano sempre a scappare. Invece, negli ospizi municipali erano ospitati gli orfani di guerra e volli visitarli. Questi bambini avevano da mangiare, erano vestiti decorosamente, avevano un tetto sul capo, si guardavano intorno come vecchi, occhi stanchi, tristi. Nulla li interessava, erano bambini senza infanzia e non si poteva rimanere indifferenti davanti a questo spettacolo. Dovevo fare qualcosa e capii subito che in questo caso non potevano bastare certo le canzoncine e i balletti. Per risvegliarmi dal loro letargo occorreva un impegno che li coinvolgesse totalmente e riuscisse a liberare le loro facoltà traumatizzate. E io sapevo quale forza prodigiosa fosse racchiusa nel gioco teatrale. Abitavo in una bella casa aristocratica dove, si dice, devono aver vissuto gli eroi del libro I Nobili di Turgenev. Le stanze avevano grandi finestre in stile gotico. Attraverso gli alberi secolari di acacia la vista giungeva fino alla conca del fiume. Questi spazi sembravano fatti apposta per un teatro di ragazzi. Andai dal responsabile dell'istruzione popolare della città e gli esposi il mio progetto. Il mio piano piacque. Le stanze furono unite per formare una sala, le cui pareti furono decorate di affreschi. Avevamo calcolato che sarebbero venuti 15 bambini, ne vennero 100, orfani e briganti. Il mio scopo era portare i bambini a fare in modo che il loro occhio vedesse meglio, il loro orecchio udisse più finemente, che le loro mani formassero dall'informe oggetti utili. Per sviluppare l'occhio, la vista, i bambini disegnavano e dipingevano nella sezione diretta dal pittore Sestakov. Un pianista guidava la sezione musicale. C'era poi l'addestramento tecnico. I bambini costruivano oggetti, edifici, animali e figure e così via. Altre sezioni della mia scuola Aurel erano dedicate al ritmo, alla ginnastica, alla dizione e all'improvvisazione. E le forze latenti che si liberavano con il processo di lavoro e le capacità che si sviluppavano le unificavamo mediante l'improvvisazione. Così nasceva il nostro teatro, in cui i bambini recitavano per i bambini. Improvvisare lo spettacolo significò per i bambini felicità, avventura, tagliando, incollando, danzando e cantando, impararono i testi. Così prese vita la figura del cattivo ragazzo tartaro, Agnur, che insultava sua madre e terrorizzava gli altri bambini. Emerse così l'esigenza di un fare collettivo, l'educazione morale e politica in senso socialista, e il desiderio di mostrare il lavoro anche a tutti gli altri bambini della città. E la rappresentazione pubblica si trasformò in un grande successo, in una festa. Walter fu straordinariamente interessato dal mio teatro per bambini e disse: scriverò io il programma. E spiegherò e motiverò teoricamente il tuo lavoro pratico. E nacque così, quella notte caprese, il programma per un teatro proletario dei bambini. L'educazione del bambino esige che si afferri l'intera sua vita. L'educazione proletaria esige che si educhi in un territorio circoscritto. Ora, dato che la vita intera, nella sua illimitata pienezza, appare inquadrata e circoscritta solo e soltanto nel teatro. Il teatro proletario dei bambini è per il bambino il luogo dialetticamente determinato dell'educazione. Il momento della rappresentazione è la grande pausa creativa nell'opera educativa. Nel regno dei bambini esso rappresenta ciò che era il carnevale nelle culture antiche, ciò che è in alto viene ribaltato in basso e come nei Saturnali romani, il signore serviva il servo, così durante la rappresentazione i bambini stanno in scena e istruiscono e educano gli attenti educatori. Nuove forze, nuove innervazioni compaiono, delle quali spesso chi guida non aveva avuto sospetto nel corso del lavoro. È soltanto in questo selvaggio scatenamento della fantasia che egli impara a conoscerlo. I bambini che fanno teatro in questo modo, nel corso della rappresentazione, diventano liberi. Nel gioco teatrale, la loro infanzia si realizza. Essi
Non porteranno mai con loro i residui che più tardi, attraverso lacrimosi ricordi di infanzia, impediranno un'attività non sentimentale, veramente rivoluzionaria. È il segnale segreto dell'avvenire che parla dal gesto infantile. L'isola con Asia e il loro amore cambiò davvero profondamente la loro vita, la loro visione del mondo. Ma quante storie di Asia e Walter ci sarebbero ancora da raccontare? Un uomo e una donna che si sono ritrovati al centro di profondi cambiamenti politici, tragedie, cambiamenti epocali della storia, dell'arte, che il destino fece incontrare e innamorare proprio qui, a Capri. Ditemi voi se quest'isola non è magica. Dedico questo mio lavoro alla memoria del mio compagno Renato Nicolini, che mi parlò a Capri per la prima volta dell'amore di Benjamin di Asia in una notte meravigliosa illuminata da incredibili fuochi artificiali. Brava. In alcuni incontri che ci sono stati all'inizio dell'autunno con Marilu e con Anna Maria mangiando in una casa caprese. Vieni qua. E questo solo per dire che Capri ha una grossa memoria e ce lo dobbiamo ricordare anche noi. Guido Irna, dove quest'estate c'era Marino e il fratello Jeff Iglesias che erano venuti per rilassarsi. Ma io sono molto contenta anche perché è una cosa, no, è impegnativa questa cosa che stiamo facendo, cioè anche per voi fa molto piacere che invece sia piaciuto, ecco. Perché su questo terrazzo, come lei ha descritto adesso, il terrazzo dove parlavano Benjamin e Asia, sì, che affaccia sempre sul parco della Certosa, dove comunque gareggiavano gli spiriti di due personaggi, Guido Dierno, il nostro grande pittore, e Clelia Matania, la moglie, che poi aveva recitato con loro, con e nacque questa fusione di idee. E da allora ci siamo impegnati. Io l'ho vista adesso per la prima volta, non ho voluto vedere e sentire niente. Devo ringraziare di premio Umberto per il suo lavoro artistico che sempre è quello che al lavoro. Ottavio che è stato catapultato. Marianna che ci ha messo a disposizione la sala. Grazie Marianna, non ho parole. Che ci hanno aiutato a passare un'ora diversa, ascoltando anche perché sappiamo tanti personaggi, ma ce ne sono di giù ancora tanti da poter raccontare, però bisogna rivolgersi a loro
che hanno avuto diventati i ragazzi, perché i ragazzi, noi abbiamo la memoria, loro hanno il futuro, e a noi piace ricordare quello che noi abbiamo vissuto, e loro andare ancora oltre, e andate sempre oltre. Grazie Nanni per essere stata, e grazie agli amici che hanno ascoltato. Grazie. Comunque, da questo progetto ne nasceranno altri eventi quando non andrà in tournée, perché avrà l'occasione di vederla sulle scene, la vedranno le sorelle Paterassi con Milena Lucotic e Lucia Poli, anche a Napoli. Quando a Napoli? Facciamo delle pubblicità ad aprile a Napoli. Probabilmente ti dico una cosa, questo lavoro prima della tua tournée si farà da Napoli. Prima della mia tournée? Prima della prima della tournée. No, no, è una cosa, è bellissima, ma è un'altra cosa. Grazie, grazie ancora a tutti voi, grazie.